Ciao ragazze, ciao ragazzi, buon anno, buon Natale, buona Epifania, buon tutto. Non ci vediamo penso da una vita qua su YouTube perché vi avevo avvisato che avrei preso un po' di pausa, un po' di vacanze. Abbiamo fatto un buon Natale, voi avete fatto un buon Natale, abbiamo fatto un buon Capodanno, siamo stati anche in vacanza. Se mi avete seguito su Instagram già sapete tutto perché su Instagram non ho mai staccato, non sono mai andata in vacanza da Instagram, quindi vi ho portato sempre con me. Quindi seguitemi, se ancora lo fate, seguitemi su Instagram. Alcune persone dicono: ma io non ho Instagram, come si fa a vivere nel 2020? 2020 sì, perché è l'umano. Senza Instagram, fatevelo subito e seguitemi perché io sono attivissima nelle storie, mostro sempre Daniel, invece qua su YouTube ancora non l'ho mai mostrato e non so se mai lo mostrerò, però su Instagram sì. Nel frattempo, se sentite, è qua di fronte a me con Dario, che me lo tiene un attimo mentre faccio il video. E vi volevo fare il video di tutti i regali, ma innanzitutto vi volevo ringraziare tantissimo, ma veramente veramente tanto per tutti gli ordini che avete fatto su caritashop.com e per aver utilizzato il nostro shop online per fare i vostri regali. Quindi io faccio il video dei regali di Natale, ma tante di voi hanno ricevuto me sotto l'albero di Natale per regalo. Quindi veramente questa è una cosa stupenda che ogni anno mi riempie il cuore di gioia. Quindi ho visto tutti i vostri pacchetti sotto l'albero, noi abbiamo fatto delle bellissime confezioni con cioccolatini, tutte cose natalizie. Quindi grazie, grazie, grazie per averci scelto. E abbiamo, a proposito, rifornito tutto perché ovviamente abbiamo avuto un'invasione, è andato tutto sold out. Adesso abbiamo rifornito tutto e anche i gioielli, questi qua, gli ultimi usciti, vi sono piaciuti tantissimo. Sono bellissimi e sono tutti scontati, quindi se vi piacciono acquistateli, che subito finiscono ogni volta che li riforniamo. La collana questa sta andando tantissimo, ce l'hanno tutti praticamente, anche in TV dappertutto, con gli orecchini anche bellissimo il completo, e va bene anche tipo con la tuta come sto io, ma anche con un abito elegante, quindi molto molto versatile. E vi lascio anche un codicino che so che vi piacciono, che è Carlita YT. Sul sito trovate tutto scontato perché ci sono i saldi, quindi vi accedete alla sezione saldi, fate un giro, tutto scontato. Comunque, anche se non è scontato, voi inserite questo codice Carlita YT e magicamente diventerà scontato. Però ovviamente fate in fretta perché lo sapete che le cose vanno a ruba, soprattutto quando ci sono i saldi. Comunque, ragazzi, non vedevo l'ora di parlare con voi, ma sotto stare con voi perché veramente mi era mancato un sacco. YouTube ormai lo sapete, per me è più una passione che altro ormai, perché ci sono tanti altri impegni, tante altre cose. Però mi piace troppo troppo fare video, quindi vabbè, non mi dilungo perché poi dopo dovrò montare questo video e quindi dovrò avere tempo. E a volte li monto con Daniel in braccio i video. Comunque, dopo ve lo faccio vedere un pochino. Allora, iniziamo subito perché veramente ho avuto dei regali bellissimi. Allora, in questo video però non vi faccio vedere proprio tutto, 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 tutto. Lo dico magari se qualcuno mi sta guardando e non c'è proprio tutto, tutto, perché se no veniva un video lunghissimo. Ho preso solo qualcosina, giusto un simbolo, perché poi, cosa importantissima. Il regalo secondo me più bello, io non sono una che ci tiene tantissimo i regali, a me cioè non me ne frega nulla, a me contano tanto i gesti, i pensieri, non so voi, però vi giuro, la cosa più bella per me è che siamo tutti in salute, siamo tutti bene, che ci amiamo, che abbiamo passato delle feste insieme, sono andata in vacanza anche con la mia famiglia, quindi questa secondo me è la cosa più bella, amici, amore, queste cose qua. E auguro anche a voi la cosa più bella del mondo, secondo me sono due: salute e amore. Se avete queste due cose, siete le persone più ricche del mondo, credetemi, è così. E quindi adesso passiamo ai regali. Lo so, ve lo dico anche perché alcune persone quando poi vedono i regali dicono: ah, come sembra tirare? No, a me non me ne frega nulla. So che è un video che va tanto, vi piace, lo aspettate, quindi piace condividerlo con voi. Però per me il regalo più prezioso ovviamente è stato mio figlio, eccolo, si fa sentire. Quindi iniziamo subito. Guardate che scatola meravigliosa, se riesco a prenderla. Se ovviamente proprio quando faccio il video Daniel si fa sentire, però è con Dario, quindi non vi preoccupate. Lui quando deve dormire si stizza un po' e quindi inizia un pochino a piangere. Però niente di che. Comunque, questa scatola grandissima me l'ha regalata il mio amore. È troppo, cioè non ci vale l'inquadratura. È enorme ed è bellissima. E praticamente, vedete, dentro c'erano, oh mio Dio, un sacco di pacchetti. Le cose adesso ve le faccio vedere. Oh mio Dio, ok, tutto a posto. Poi vi faccio vedere anche i regali che ha avuto Daniel, che anche lui ha avuto dei regalini, anche se comunque piccolissimo, non ha capito nulla. Però, allora, qua dentro conservano anche le carte, perché sulle carte lui ha messo tutte queste etichette per
Mia Dea da Dario e Daniel, guardate. Troppo, troppo carino, si legge. Tutte queste etichette di Natale, lui ci tiene tantissimo, a differenza mia, che a volte scrive bigliettini tipo sui post-it. E poi faccio vedere a te la letterina, ci sono tutte le carte che ho conservato. Ci sono alcune bustine preziose, dopo le faccio vedere. Dov'è la bustina? Ah, ecco. Ok. Ok, trovata la lettera. Vabbè, qua mi ha scritto delle cose più personali, però bellissime. E poi vi voglio far vedere la letterina quando l'apri, com'è particolare. Vedete? Ci sono tutti i bimbi che aspettano la renna. Poi l'apri. Bello. Avete visto com'è bella? Cosa più bella? Ta-da! Ve la faccio vedere, Gucci, ve la faccio vedere dopo. Iniziamo dalle altre cose. Allora, innanzitutto, questa tuta che è bellissima. Lo sto mandando un sacco di tute. Ah, anche questa che ho addosso, infatti, guardate. C'ho ancora la busta. È sempre un regalo, è una tuta bellissima, praticamente fatta così, e sotto c'è il pantalone rosso, bellissimo. Tra l'altro, ragazzi, io sto praticamente, ho iniziato un nuovo programma di dieta, alimentazione post parto, e vi farò a breve il video, quindi seguitemi. In questi giorni pubblicherò un video bellissimo con tutti i miei consigli, che veramente veramente stanno funzionando, perché vabbè, per chi ha partorito ancora di più, ma anche chi non ha partorito, dopo le feste tutti dobbiamo fare un pochino di dieta, dai, per rimetterci in forma. Vabbè, ma poi ne parliamo. Allora, questa tuta che è bellissima, c'ha le paillette, troppo troppo bella, e c'ha una felpa e sotto un pantalone, ed è comodissima, però è super fashion, vedete? Paillette anche sul pantalone, è particolare, però sapete che a me piace questo stile. Poi, sempre di abbigliamento, queste altre due cosine che sono troppo troppo carine. Allora, c'è questo che è un body che mi è piaciuto un sacco, appena l'ho visto sono impazzita, c'ha le spalline così, non vedo l'ora di indossarlo, magari con un pantalone nero, mi piacerebbe, è tipo una giacca, una giacchetta un po' aperta. Poi, quest'altra qua anche è bellissima, voi sapete che io amo questo stile, questa è una camicetta. Questa spero, questa mi sembra sia di H&M. Questa bustina bellissima, questo qua che io amo, queste cosine, vabbè, io le amo proprio. E questo qua è un, praticamente un cosino dove si mette la candela dentro e viene questo effetto, guardate, così si illumina a forma di albero, troppo troppo carino. Guardate, cioè non è carinissimo, è bellissimo veramente. Quindi sono ancora troppo contenta di questo regalo, dopo lo sistemo. Poi un'altra cosa bellissima che è proprio nel mio stile, questa scatola meravigliosa, c'è questo qua che è un carillon. Voi sapete che io amo i carillon, non è bellissimo color set, c'è anche il fiocchetto, cioè bellissimo, una ceramica bellissima, Harmony. Anche la scatola. Poi ho addormentato. Ebbene, voleva essere preso. Ragazzi, in quest'altra scatola bellissima, carina, c'è anche manici per portarla, bella veramente. Questo qua che è una cosa che mi serviva tantissimo, semplice ma utilissimo, mio Dio che lo rompo, un porta olio, sale, pepe, guardate, natalizio, troppo carino. Adesso dopo lo metto anche a tavola, perché l'avevo conservato qua per farvelo vedere a voi, ma mi piace tantissimo proprio da tenere a tavola, piuttosto che avere la bottiglia d'olio, il sale, è brutto, quindi lo userò subito. Grazie. Allora, poi questo qua è bellissimo, adesso faccio vedere un regalo bellissimo. A me poi fa impazzire quando vedo le confezioni, i fiocchettini, e penso comunque che uno sia applicato a fare queste cose. Per me questi bigliettini bellissimi, uno per me e Dario, uno per Daniel, che ci hanno fatto i nonni. E vabbè, non ve la leggo perché comunque è molto intima, però c'è questa lettera, vi giuro, a me mi ha fatto commuovere, una lettera che ha scritto mia mamma, bellissima, emozionante.
E non so, poi mentre la leggevo vi devo raccontare questo aneddoto bellissimo, cioè farvi capire che io non sto bene con la testa. Mentre la leggevo, stesso l'emozione forte, cioè la commozione, cercavo di trattenere questa emozione, all'improvviso sono scoppiata a ridere. Oh mio Dio, non so se mi è mai successo. Comunque ridevo come un ebete, ma non riuscivo a controllarlo, cioè non capivo neanche io stessa perché ridevo, perché in effetti io invece volevo piangere perché era emozionante, era bello. Vabbè, comunque, non ne parliamo, ragazzi. Non so, fatemi sapere se anche a voi capita sta cosa, comunque. Allora, ci hanno regalato questo qua che sono dei biglietti per lo spettacolo al teatro di Alessandro Siani che io amo tantissimo, quindi non vedo l'ora di andarci, anzi me lo devo segnare anche in agenda, mi sono ricordata, perché ovviamente io mi segno sempre tutto, se no è la fine. Qui dentro in questa piccola bustina di Gucci cosa c'è? Vi faccio vedere subito cosa c'è. C'è un altro pacchettino, apriamo quest'altro pacchettino. Queste, però, tra l'altro queste confezioni di Gucci natalizie sono state veramente bellissime, proprio super eleganti. C'è questa confezioncina carinissima, ma vabbè, adoro. Con questo nastro andiamo ad aprire. Apriamo! Ta-da! Cosa c'è? Un altro, cioè, sembra la matiosca, c'è un sacchettino. E cosa c'è in questo sacchettino? Cosa c'è in questo sacchettino? Una spilla, guardate che bella, cioè, è bellissima. È una spilla di Gucci, adoro, con tutti gli Swarovski, cioè, è bellissima. Non è fantastica, amore? È bellissima, Tu l'hai amore. regalato, amore. Te lo posso dire, è il mio amante, amore, no, scherzo, però è bellissima, amore, amore, vattene. Non hai voluto fare il video, tra l'altro, allora vi dico questa cosa, Sì. Dario non ha voluto fare il video, si è rifiutato perché ha detto che se volete vedere il regalo che io gli ho fatto per Natale, bellissimo, andate sul suo profilo Instagram, Dario Del Re, e lui oggi, cioè sarebbe domani, devi pubblicare la foto del regalo che io ti ho fatto e È loro già poi pubblicato scopriranno. su Instagram, già Vabbè, aperto. pubblica di nuovo Ragazzi, domani. se volete che mi apro il canale, dite sì. Ma vattene! Altrimenti non mi No, faccio vedere. allora ti do il mio, non lo chiudo e te lo do a te, vabbè. Te lo vendo, quando mi dai 100.000 euro? Comunque ragazzi è bellissimo, non ci fate caso, sono le nostre follie. Comunque vabbè, troppo bella, mi piace un sacco, vi piace? E poi qua dentro, ta-ta, finalmente il regalo del mio amore, cioè uno dei regali, uno dei regali del mio amore, perché veramente se ve li facevo vedere tutti, penso, finivamo a Natale prossimo, però questo è quello, diciamo, più significativo. Faccio vedere, ta-ta-da-da. Cosa c'è, Gucci? Cosa c'è? Indovinate, indovinate, eh? Cosa c'è? Una borsa, ormai ne ho tante di borse Gucci, quindi non è una borsa, ma sono delle scarpe. Allora, questa bustina che dopo le metteremo dentro. Ci sono questi gioiellini, oh mio Dio. Cioè, vabbè, ragazzi, non potete immaginare, io già le ho provate, perché ovviamente io non resisto, sono una bimba. Ma sono comodissime, sono bellissime, ce le amo. Sono bellissime, comode, bellissime, comodissime e bellissime. Quante volte ho detto bellissime e comodissime? Poi sono anche semplici perché comunque vanno bene sotto tutti gli outfit. Mi piacciono un sacco. Eccole qua. Di qua c'è la scritta Gucci e di qua nulla. Sono belle, belle, mi piacciono tantissimo. Ogni volta che andavo da Gucci. Comunque le guardavo, mi piacevano anche perché queste qua sono comode. Invece quelle altre che tipo sneakers, quelle piatte, io le trovo scomode, cioè le trovo rigide sotto. Invece questa forma qua è molto comoda e poi ci slancia anche un po', che serve sempre. Passiamo ai regali di Daniele, guardate qua. Che bello! Allora, Daniele ha avuto questo regalo bellissimo, che è un leone, perché voi sapete, è del re leone, leoncino, tutto leone. E questo leone che è bellissimo ed è enorme. Adoro, non vedo l'ora che lui si metterà a cavalcioni sopra, sarà un po' più grande, sicuramente lo farà. Poi, questo qua è bellissimo, è praticamente è un giochino che si può suonare sia con le mani che con i piedi, quindi per lui che è ancora piccolino, è perfetto. Praticamente, aspettate che lo accendo. Ok, qui ci sono i versi degli animali, vedete? Premendo qua, quindi anche coi piedini, anche se lui ci scaccia coi piedini, vedete? E invece qui suona. Animali e suona. Non è carinissimo? È troppo bellino. Ok. Poi questo
questo qua, questo è un altro regalino di Daniel che io lo voglio far provare. Praticamente ci sono tutte queste cosine che lui deve mantenere, deve acchiappare, deve far suonare, vedete? E sicuramente le metterà anche in bocca. Infatti io vi volevo chiedere questa cosa, io sono un po' ossessiva su queste cose. Io leggo 0 mesi, però io dico, queste cose se lui giocando se le dà in fronte non si fa male, quindi boh, cioè lui... c'ha 3 mesi e mezzo, qua dice da 0 mesi, vabbè 0 mesi non gliel'avrei mai dato, però adesso lui non riesce ancora a prendere, però comunque sì, io non lo so, se voi ditemi, consigliatemi anche metterlo in bocca, ce le devo disinfettare, non so, fatemi sapere come funziona, mamme aiutatemi. E poi anche Pupi ha avuto regalo, guardate qua, qua le trasmettono i croccantini e lei deve cercare di acchiapparli, troppo carino, faccio sempre un pacchetto anche a Pupi. Questo qua è un altro regalino di Daniel, è bellissimo per Daniel, anche di questi qua, guardate che carino, questo che ha messo mio nipote, ha scritto sopra, guardate. Per gli zii è troppo carino, e questo invece è per Daniel, fatto da lui col cuoricino, è una tutina con... di topolino, un giacchettino di topolino. Poi che cos'altro? Questo anche, un altro regalo molto bello che metteremo sul letto. Poi che cos'altro? Questa tutina sempre della, questa è della Disney, sempre del Re Leone, adoro questa, adesso gliela metto subito perché ce la lavo ovviamente, è bellissima, c'ha tutte le improntine, troppo troppo carina. E Tina, che è bellissima, ed è, a differenza delle solite che sono, le fanno sempre con l'azzurro, questa è col verdino, ma chiaro chiaro chiaro, piccoli amici, ed è caldissima, quindi adesso anche questa gliela lavo. E poi guardate qua che meraviglia, un altro regalo che ha avuto Dani, cioè Dani ha avuto più regali di me, no vabbè scherzo, però bellino. Questo qua è un tipo tappeto dove lui può stare sopra, ci può giocare, ovviamente ancora presto che lui non si mantiene neanche seduto, però è troppo carino, e sopra ci sono, c'è anche il leone, ovviamente sono tutti gli animaletti. Non vedo l'ora di metterglielo questo qua, magari glielo mettiamo, tipo lo igienizziamo, ho pensato così, io sono un po' ossessiva in queste cose, vabbè penso avete capito. Io lo pulisco bene bene, ho pensato, e glielo metto sul divano, perché noi abbiamo un altro tappeto qua, però ovviamente tipo c'è Pupi, magari non è proprio pulitissimo, anche se comunque lo teniamo pulito. Lo metto sopra, quando lui ha finito di giocare lo tolgo, voi che ne pensate? Vabbè, qua sta rovesciando tutto, adesso sistemare tutto. Io vi faccio ancora auguri di buon anno, spero che sia iniziato benissimo questo 2020 per voi, e ci vediamo presto col video della dieta, dell'alimentazione, tanta motivazione per iniziare insieme questo percorso verso l'estate, che veramente qua batti gli occhi ed è arrivata, e quindi facciamo schifo, praticamente ci dobbiamo mettere in forma, scherzo, però col sorriso e con serenità. Vi mando un bacio, ciao! Ciao a tutti! Ciao! Buon anno! Buon anno a tutti, ciao!